una giornata importante perché c'è un disegno di legge a prima firma dei Lucci che tutto il gruppo di Fratelli Italia ha voluto ovviamente sottoscrivere rispetto ad una giornata che parla, ovviamente istituisce la giornata sulle lotte alle dipendenze, a tutte le forme di dipendenza, dalla droga all'ludopatia, all'alcol, al tabagismo, anche a quella dipendenza che riguarda ormai le nuove tecnologie, ma soprattutto anche rispetto a dei numeri altissimi che vanno in qualche modo a mettere in condizione la politica di dover agire con strumenti importanti. Io porto un saluto ovviamente rispetto anche al ruolo di segretario dell'antimafia, dicendo che per quanto ci riguarda non ci può essere la legalizzazione delle droghe leggere, per noi non c'è una distinzione perché si parte dalle droghe leggere. E del resto uomini di, anche come il procuratore Gratteri, che più volte ha denunciato il fatto che la mafia, la 'ndrangheta, non fa i propri introiti attraverso l'uso, la vendita delle cannabis, ma attraverso ovviamente lo spaccio della cocaina, non risolverebbe, non darebbe una mano a neanche nella lotta alle mafie. Io credo che ognuno di noi debba fare il proprio, ma soprattutto che la politica debba andare ad ascoltare i centri adatti e soprattutto i centri di recupero per capire il no che viene anche da chi vive sulla propria pelle determinate realtà e non da chi, come Saviano, invece fa solo filosofia.